Questa è la mia cosa spina. Se non la trovo, ci lascia morti qua sotto. Lunga vita alla regina! Salpa per la Francia. Di antiche pergamente. Dunque il progetto è concluso. Sarà inespugnabile da ogni direzione. Ma allora lei è Nicola. Ma sai, io e te faremo grandi cose. Appicciamo tutto coso! Spariamo sulla città. Ed è stato tradito dai suoi stessi seguaci. In un gioco pazzo! Di flag de rivoluzione. Ma quale rivoluzione? Pimenta Alfonseca. Domani partirò in esilio per Parigi. Mi aspetta il patibolo di Piazza Mercato. Signori, il Castel Sant'Elmo è nostro. Brinderemo alla nuova Repubblica Napoletana. Una e indivisibile. Creeremo un giornale e sarà lei a dirigerlo. Lo chiameremo il Monitore Napoletano. Napoli non era ancora pronta. Stiamo sparando sui nostri fratelli, sui nostri figli. Il popolo si è messo a correre e il cardinale Ruffo sta avanzando dalla Calabria con un esercito fatto di briganti e contadini, i sanferisti. La repressione è necessaria, no? No. Vincenzo, la rivoluzione l'abbiamo imposta, la gente non ci ha capito, non abbiamo tenuto conto dei loro valori, delle loro tradizioni, di quello che veramente volevano. Se solo la Repubblica l'avesse fatto, adesso non piangeremmo sui miseri avanzi di una patria desolata e degna di una sorte migliore. Altri forti napoletani sono caduti. Siamo rimasti gli ultimi. Ruffo ci ha imposto la resa incondizionata. Un'obbliganza pena esatta. Dice che non ci processerà se giuriamo di non entrare mai più nel regno di Napoli. Pena la morte. No, Leonò, io non me ne andrò. Non abbandonerò mai il castello. Siamo a Sant'Elmo, possiamo resistere. I francesi torneranno. I nostri messi già sono partiti. Lo dobbiamo ai nostri caduti. E i caduti del popolo. Ci sono morti più di 3.000 popolani. E a cosa è servito? Soladin aspira ancora di più la situazione. Guardati intorno, guardati. Procida è in mano agli inglesi. Il cardinale mostro già si è insediato trionfalmente a Donna Regina. La guarnigione francese ci ha lasciati da soli per andare ad aiutare Napoleone. E infine, la nave di Nelson sta tornando indietro. Che la ruffiana Emma Hamilton l'ha convintato una bocconde che la strega la regina. Domenico, la nostra resa è inevitabile. È finita, Domenico. È finita. Il direttorio impose che tutti gli oggetti di venerazione fossero spostati o distrutti. Mario, per quanto ti possa sembrare assurdo, ma le sorti del regno di Napoli e dei napoletani saranno sempre legate alle loro credenze passate e non riusciranno mai a staccarsene. Caduto il forte, ritorna l'oblio. Sant'Elmo ha rappresentato l'ultimo baluardo della libertà. Purtroppo però la promessa di Ruffo non è stata rispettata. La sede di vendetta di Ferdinando e Maria Carolina è stata più grande della loro vigliaccheria. Eppure Ruffo è stato taciuto. Sua Eccellenza, arriva dall'ammiraglio Nelson, porta il Real Sigillo Borbonico. L'umiliazione della regina è più forte della diplomazia. E anche della parola di un cardinale di Dio. In questo caso, pare proprio di sì. Saranno tutti processati e giustiziati.
Ed e Ferdinando hanno dato il mio accordo. Lo sai, lo zar Paolo I ha scritto una lettera al re Ferdinando. Ha chiesto clemenza per te, insieme a tutti gli altri regnanti d'Europa. Sì, sì, lo so. Io ho mandato i miei battaglioni, ma tu non ammazzare il più grande giurista di tutti i tempi, Mario Pagano. Sì, tu sei il Platone di Napoli, amico mio. Vincenzo, non avere pena per me. Io non ho alcun rimpianto. Seguirò con onore il triste destino che è toccato a Eleonora e tutti gli altri. In nome del re di Napoli, Ferdinando I di Borbone, il condannato Francesco Mario Pagano è colpevole di alto tradimento, cospirazione antimonarchica, autore della Costituzione della Repubblica e reo di aver sconfessato, nelle idee e nei fatti, l'autorità ecclesiastica e il potere papale. Il re dispone la condanna a morte per afforcazione. Passeranno due generazioni di vittime e di carnefici, ma l'Italia si farà. Ah! Viva San Gennaro! Comandant! Wir müssen das Schloss sofort verlassen. Die Menschen sind in der ganzen Stadt aufgestanden. Verdammt! Nico, i napoletani stanno facendo via i nazisti. Schweigen! Ich muss zuerst den Tom Christian finden. Es ist keine Zeit mehr. Sie kommen im Schloss an. Wir werden nicht gehen. In der werden sie uns gefangen nehmen. Stoppen! Kommandant! Scheiß! Nico! Nico, ce l'abbiamo fatta! Sì. Per fortuna il segreto resterà ancora nel castello. È davvero bello che voi oggi possiate raccontarlo, Nicola. Ma la sacra spina è stata più trovata? No, e forse mai si troverà. Ma è veramente esistita oppure una leggenda? Peccato, avrebbe un valore inestimabile. Di sicuro, in tutta questa storia, la cosa più importante è proprio davanti a noi. E che cosa? Il castello e il suo valore è ciò che ha sempre rappresentato per la libertà di Napoli e ogni tentativo di difenderla o di riconquistarla è passato da queste mura. E c'è una cosa che non bisogna dimenticare. Quale? Che i napoletani e il castello Sant'Elmo hanno una cosa indissolubile che li lega. Il loro destino.